similitudini tra il 79 e oggi? Ma nel 79 ci si mobilitò per difendere le ragioni di un popolo che non aveva ancora avuto l'ospedale. Oggi ci si mobilita per protestare contro lo scippo che si intende consumare in danno dell'ospedale e dei suoi utenti. Questo è il parallelismo paradossale. Quello che credo necessiti di essere sottolineato è che la situazione attuale è ancora più grave, perché altro è protestare per una cosa che non si ha, altro è protestare per una cosa che viene sottratta, e la reazione potrebbe essere veramente radicale. Oggi come ieri, anche non molto velatamente, mi pare che la colpa venga data un po' ai sindaci, una parte della colpa. Ma io credo che una classe dirigente è tale se riesce ad antivedere i problemi, non a rincorrerli quando i problemi sono esplosi. E sotto questo profilo mi pare che sia lampante la inadeguatezza della classe dirigente e della classe politica nel suo complesso. Parlo del livello regionale, ma parlo anche del livello provinciale e di quello locale, che pur avendo saputo da almeno un quinquennio del disegno che si è orchestrato in danno dell'ospedale di Sapri, dapprima attraverso il ridimensionamento dei reparti, il contingentamento dei posti letto e ora con la soppressione del punto nascita, sono costretti davanti ad un decreto, davanti ad un provvedimento ufficiale, chiedere che la popolazione scenda in piazza. Il loro dovere era antivedere il problema e contrastarlo ab inizio.